Buonasera signore e signori, dopo la guida che ho fatto con il nostro amico Pokémon Fan 39, eccoci con la parte numero 11 della nostra guida Pokémon Rubino. In questa parte andremo ad affrontare un po' gli allenatori che sono sparsi nella palestra di Fiammetta e poi andremo a combatterla con i nostri Pokémon. Allora, vedrete che in questa parte Mushroom salirà a livello 36 e finalmente avrò la sua evoluzione. E nelle prossime parti vedrete che la mia squadra cambierà un po' di netto, dato che sia i livelli che alcuni Pokémon proprio saranno stravolti. Allora, qui intanto Mushroom si sta evolvendo. Pa, 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 e finalmente, dopo un po', abbiamo il nostro Swampert. Swampert che sarà il nostro Pokémon di tipo acqua-terra. E quindi la squadra ha il suo primo membro completo. Benissimo. Adesso qui non so il perché mi sia fermato. Bene, siamo ripartiti. Quindi a questo punto posso direttamente andare ad affrontare. Non so perché qui ho stoppato. Ok, possiamo andare direttamente a sfidare Fiammetta. Benissimo. Mettiamo un po' di ordine nella squadra. Utilizzando un po' di po una pozione su Swampert. Benissimo. Iniziamo. E Fiammetta sarà un'allenatrice, una capopalestra in erba, dato che è diventata capopalestra da poco, quindi sarà, non dico molto facile, ma insomma una passeggiata per chi ha Pokémon di tipo terra o acqua. Con Swampert non ho assolutamente problemi, utilizzando pistola acqua e colpo di fango ce la faccio normalmente. Poi manderà un secondo Slugma, dopo il primo io metto davanti Swello e utilizzo l'attacco d'ala. Slugma utilizza giorno di sole, io riutilizzo attacco d'ala. Benissimo. Quindi un altro Pokémon è abbattuto. Adesso manderà il suo ultimo Pokémon che sarà Torkoal. Torkoal che è un Pokémon che abbiamo visto, o perlomeno chi seguiva anche le puntate su Italia 1 o roba così, aveva Ash. E io qui, dopo che mi ha battuto il mio Swello, mando Solrock ed inizio a utilizzare Cosmoforza, che mi aumenta di abbastanza la difesa speciale, che secondo me è molto importante contro questo Torkoal, che continua ad utilizzare corpo scontro. Con un paio di sassate riesco finalmente a togliergli molto. Aumento per l'ultima volta la difesa con Cosmoforza. Poi una confusione sassata. Lei riutilizza una pozione e io dopo un po' mi stanco e quindi la finisco sotto le pietre. Quindi abbiamo vinto la medaglia da Fiammetta, capo palestra. Ci darà un compenso in denaro come al solito di ogni allenatore che sfidiamo e riceviamo una medaglia fiamma dall'omonima Fiammetta. E i nostri Pokémon ci faranno obbedire fino a livello 50, poi potremo usare l'MN04 che contiene forza e poi ci regalano l'MT50 che contiene Vampata, che è una mossa molto potente di fuoco ma indebolisce di netto il nostro attacco speciale. Uscendo troviamo Vera, che è uscita da una casa e ci regala occhialoni, e con questo strumento potremo attraversare il deserto e andare a catturare un altro nostro nuovo membro che ci servirà molto. Riceviamo un PP su da Zigzagoon. Ecco qua, raccogliamo una pepita. Anche sono
uno zaino peso. Bene, saltiamo e adesso possiamo avventurarci verso il percorso 111, ovvero il deserto, dove ci sarà una perenne tempesta di sabbia. Noi troviamo una polvostella, che è uno strumento che si può vendere a caro prezzo. Noi siamo, come al solito, per il deserto. Bene, qui troviamo un Pokémon che forse abbiamo raramente visto, Baltoi, che è uno dei Pokémon in terra psico e si evolve in Clidor con la specie di pallone nero con tutte delle scritte nel corpo. E qua troviamo due fossili, che il primo è un radiofossile e l'altro sarà un fossilunghia. Il radiofossile contiene il fossile di Caradli, mentre l'altro di Anorith. Io prendo fossilunghia perché voglio avere Anorith e quindi Armaldo, la sua evoluzione finale. Quindi automaticamente l'altro sparirà e noi andiamo a battere quest'ultima allenatrice che troviamo nel deserto. E la parte, ragazzi, sta per terminare. Votate, commentate e iscrivetevi. Un ciao da Esci88, alla prossima.